Signori, buonasera. Povero Franco. Il povero Franco, di solito, anche il 15 d'agosto mi fanno lavorare, ma fa niente. Detto che non cadi, No. Vi vorrei presentare i signori del business. Business. Buonasera, ragazzi. Buonasera. Il signor Longo. Rilassati, grazie. Business della crocetta. Lunghe vacanze. Invece, guarda le scarpe, la cintura, cintura. Adesso condiziona anche loro. Stivali. No, facciamo vedere più. Tony Buzzi, su misura. Allora, guarda. Sembrerebbe. Allora, prima di presentare, abbiamo qui l'assessore ai lavori pubblici. Si chiama Raimondi. Grande Raimondi, chiesto di presentare il signore amico mio che però mi viene il nome amico mio e poi l'amico dell'amico si chiama Nick Manfredda. Allora, signori, potrebbe sembrare che noi siamo qua a rilassarci e averci invece stanno lavorando. Stiamo lavorando. Volevamo presentarvi la novità 2018 che l'abbiamo deciso di presentare al giorno di Ferragosto. Voi, come potete notare, ora l'ho azionato e uno lo vede e dice cos'è, ma la pergola automatica. No. Noi abbiamo il grosso problema delle gazze, quelle grigie. Le ladre, quelle grigie, che le chiamano quelle le stradine, le cornacchiacce signorali. Finalmente abbiamo trovato il business, qua viene stoppato, poi qui viene tutto chiuso, con trasparente, vedono bene. Quando entra la cornacchia c'è un fotosensore che aziona la chiusura lentamente, che la cornacchia, mentre lei fraudolentemente ruba le uova, lui cosa fa? Senza che la cornacchia se ne accorga, si chiude. E quindi ha un senso spendere 7.800 euro perché non ci sarà più una cornacchia. Parola di Francesco Amadori. Hai capito? Francesco Longo, scusami, sbagliamo. Questo è il vero business. Questa è la pergola doppia funzione. Un brindisi. Pergola e cattura e cornacchia. Wow. Per tutto il resto, Mastercard. Brindisi. Brindisi, ragazzi! Brindisi!